Vorrei riconoscere anche la grande importanza storica della squadra del Bologna.
siamo orgogliosi di fare parte di questa squadra e anche la squadra del Bologna è orgogliosa di se stessa. Non è stato facile arrivare a questo punto, ma niente di importante si raggiunge con facilità. Il nostro impegno nell'aver raggiunto questo accordo testimonia anche gli sforzi che verranno intrapresi ogni giorno da noi per la squadra e vorrei ringraziarvi per la fiducia insieme al mio socio Gioia Saputo anche per poter avere una rinascita della squadra del Bologna. E per noi è un onore essere occupati di questo club storico, di questo club storico, e abbiamo lavorato duramente, crediamo nel club di Bologna e crediamo nel futuro. Abbiamo dei progetti importanti e siamo entusiasti di questi progetti. Vorrei anche dirvi come il mio socio Saputo parlerà anche dei nostri impegni per il futuro, sarà un impegno a lungo termine, vorrei parlare proprio di un impegno che durerà anche decenni. A questo punto vorrei far passare la parola a Saputo, che abbiamo la fortuna di avere come partner, è il miglior partner che si possa avere e anche un amico, grazie. Signora, io parlerò in italiano, allora lei parla solo in inglese. Grazie per il caloroso accoglienza per aver accettato il nostro invito qui oggi. Come un emozionato gioco. Non abbiamo parole per esprimere l'entusiasmo di essere di fronte a voi oggi. Come lo sapete, essere parte di questa squadra, di questa organizzazione è stato un processo lungo, ma niente nella vita viene facilmente. Apprezziamo infinitamente gli sforzi di tutte le persone che si sono impiegati e ci auguriamo di continuare a lavorare con loro in questo progetto. Desidero ugualmente ringraziare Albano Guaraldi e il Consiglio di Amministrazione di Bologna FC di aver creduto nel nostro gruppo. Il Bologna FC è un progetto. Vi chiediamo di continuare a dare il vostro sostegno, ma anche più di essere pazienti. Vi promettiamo di tenervi informati in modo trasparente e sincero. Vogliamo riportare la squadra alla gloria del passato, però prenderà il tempo di valutare l'organizzazione e l'operazione della squadra per assicurare il successo a lungo termine. Metteremo un gruppo di amministratori e dell'agente di calcio per sostenere la nostra squadra e questa organizzazione per raggiungere stabilità e successo. Ci impieghiamo a salire nella Serie A e investiamo tempo in questo club per i nostri tifosi. Grazie. Vorrei terminare con alcune parole prima di passare a domande. E vorrei innanzitutto assicurare, garantire a tutti quanti, sia ai cittadini che ai tifosi, che noi siamo impegnati a lungo termine, ci impegniamo a fare parte di questa squadra e di questa comunità a lungo termine. E la squadra del Bologna è la nostra passione, fa parte della città e fa parte sia dei tifosi che dei cittadini ed è il nostro compito riportare, restituire la passione per la squadra da parte dei cittadini.
che sia i fans che i cittadini insieme a noi dovranno far parte della soluzione e anche della rinascita della squadra di Bologna. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quanti per essere qui presenti, ci sono presenti anche molti giocatori, molte personalità, molti dei quali ho già menzionato, e vorrei ringraziare tutte le personalità, vorrei anche presentarvi alcuni nuovi membri della squadra, non intendo tanto la squadra come formazione quanto la famiglia che ci ha portato qui, per così dire, e quindi la squadra che ci ha portato a questo accordo. E ci sono presenti anche alcuni membri del consiglio di amministrazione, abbiamo ad esempio alcuni come Nicky Santos altre persone come Fucato Carini, che vorrei ringraziare. Nick DeSantis, you help us with the technical side, of course Joey with the impact in Montreal, Luca Bergamini, Giorgio Bottai. Luca Bergamini is the oldest member of our team, by the way, as I read in the paper, the oldest member of the CIS. Yeah. Yeah. Vorrei ringraziare anche il Comune di Bologna e anche tutti i tifosi di Bologna, perché ci avete accettato come famiglia e perché siete stati molto importanti per aver reso possibile questo fondamentale momento per noi. E tutto questo mi ha commosso e tutto ciò ci ha sostenuto nel nostro cammino. E apprezzo molto il fatto di far parte di questa squadra, di questa organizzazione. Vorrei riconoscere anche la grande importanza storica della squadra di Bologna. Siamo orgogliosi di fare parte di questa squadra e anche la squadra di Bologna è orgogliosa di se stessa. Non è stato facile arrivare a questo punto, ma niente di importante si raggiunge con facilità. Il nostro impegno nell'aver raggiunto questo accordo testimonia anche gli sforzi che verranno intrapresi ogni giorno da noi per la squadra. Vorrei ringraziarvi per la fiducia insieme al mio socio Joey Saputo, anche per poter avere una rinascita della squadra di Bologna. We are truly humbled. Sì, no, io parlerò in italiano, allora te fare sono in inglese. Grazie per il caloroso accoglienza per aver accettato il nostro invito qui oggi. Come l'ha menzionato Joey, non abbiamo parole per esprimere l'entusiasmo di essere in fronte a voi oggi. Come lo sapete, essere parte di questa squadra, di questa organizzazione, è stato un processo lungo, ma niente nella vita viene facilmente. Apprezziamo infinitamente gli sforzi di tutte le persone che si sono impiegati e ci auguriamo di continuare a lavorare con loro in questo progetto. Desidero igualmente ringraziare Albano Guaraldi e il Consiglio di Amministrazione di Bologna FC di aver creduto nel nostro gruppo. Il Bologna FC è un progetto. Vi chiediamo di continuare a dare il vostro sostegno, ma anche più di essere pazienti. Vi promettiamo di tenervi informati in modo trasparente e sincero. Vogliamo riportare la squadra alla gloria del passato, però prenderà il tempo di valutare l'organizzazione e l'operazione della squadra per assicurare il successo a lungo termine. Metteremo un gruppo di amministratori e dell'agente di calcio per sostenere la nostra squadra e questa organizzazione per raggiungere stabilità e successo. Ci impieghiamo a salire nella Serie A,
e investiamo tempo in questo club per i nostri tifosi. Grazie. E la squadra del Bologna è la nostra passione, fa parte della città e fa parte sia dei tifosi che dei cittadini ed è il nostro conto riportare, restituire la passione per la squadra da parte dei cittadini. Vorrei terminare con alcune parole prima di passare alle domande. Vorrei innanzitutto assicurare, garantire a tutti quanti, sia ai cittadini che ai tifosi, che noi siamo impegnati a lungo termine, ci impegniamo a fare parte di questa squadra e di questa comunità a lungo termine.